Voglio leggervi subito una lettera di una ragazza che mi è sembrata piena di entusiasmo, una lettera molto bella, insomma. Ve la voglio leggere subito, si staglia subito la testa intorno. Mi metto gli occhiali perché non vedo un rapido. Ecco, va bene. Ciao te, ti scrivo in un momento non molto bello, mi dispiace. Non so bene cosa dovrei scriverti perché non so di cosa tu abbia bisogno, perciò ti scriverò ciò che vorrei leggere. Sai perché si chiama coronavirus? Perché si è osservato al microscopio all'aspetto di una corona. Strappa quella corona, non se la merita. Se l'unica cosa che è in grado di fare è far sta male, però strappagliela, perciò strappagliela. Forse ti sembrerà stupido come pensiero, ma so che mi aiuterebbe molto e spero che possa avere lo stesso effetto su di te. Se così non fosse, sappi che qualsiasi cosa che ti venga scritta, in qualsiasi modo ti venga scritto, il messaggio sarà questo. Siamo fieri del tuo coraggio, siamo fieri della tua forza e ci manchi, non importa l'età, se hai una famiglia o degli amici, se sei ricco oppure no. C'è qualcuno a cui manchi moltissimo. Combatti per quelle persone, perché quelle persone sono con te e se non dovessi venirti in mente nessuno, pensa alla pizza, o al gelato, o a una buona bistecca, a una crostata di more, il libro che tieni sul comodino e che non hai ancora terminato, il tuo film preferito che vuoi rivedere ancora, il tuo cane, il tuo gatto, il tuo porcellino d'India. Pensa al viaggio che devi ancora fare, al vestito che vuoi comprare. Ci sono ancora troppe cose da fare, da vedere, da provare. Ci vediamo presto, Matilde. Per me era una lettera, cioè, piena di speranza e sono stato molto contento di averla letta. Ciao e in bocca al lupo, forza, dai, dai, forza che ce la fate. Ciao.